torna l'appuntamento con il calcio femminile, quello di Serie C. La Coccinella ospita questo pomeriggio nell'omonimo centro sportivo la formazione della Virtus Ostia Village. Parte in questo istante il confronto ed è a gestire il primo pallone proprio la formazione di casa con Aiello. Adesso è il momento di Di Lorenzo, ancora Miccio, di Aiello, prova a rimettere il pallone in mezzo, Di Lorenzo cerca di smarcarsi, prova la conclusione, dopo appena qualche istanti alzare il pallone più lesso di tutto, Maestro Francesco si invola sulla corsia di sinistra, poi è costretto a dare il pallone in mezzo anche se in maniera maldestra, Di Lorenzo prova la conclusione, dovrebbe esserci anche una deviazione con il retropassaggio verso Mastro Francesco, subito movimento, lo scambio con Di Lorenzo, prova anche la conclusione Miccio per Aiello, il movimento e se ne va anche alla seconda avversaria, ancora anche alla terza, la prende come birille, poi Di Lorenzo che svirgola alla soluzione con Di Lorenzo, poi al centro prova anche la conclusione Aiello, due volte respinta il pallone, Miccio in mezzo, prova a girare Frasca, lotta con Di Lorenzo che gli soffia il pallone, poi arriva dalle parti di Aiello, prova la soluzione, fuori di poco, nessuno, palla adesso che arriva a perna subito ad Aiello, lo scambio con Miccio, Aiello, il palo Di Lorenzo all'indietro, Aiello carica il destro, Sarazzi, Porretti, Frasca, la palla che arriva ad Aiello, la finta con il corpo, prova a mettere il pallone in fondo al sacco, riuscendoci, c'è il gol del vantaggio con Aiello, c'è Leonetti, subito in avanti, ancora Miccio, riesce in equilibrio, calcia però, trova il palo. Non ci sono molte soluzioni, è meglio insistere su punti decisi e fisto, poi il pallone in mezzo di Lorenzo, prova la conclusione, ribattuta da Sarazzi, Aiello, Mastro Francesco, alza Miccio verso Di Lorenzo, poi in mezzo, prova Miccio, c'è ancora sulla sua strada Sarazzi, ferma il pallone, arriva a Porretti, lo mette all'indietro, ancora Di Lorenzo, si interpone, Aiello e Di Lorenzo, se ne va adesso Di Lorenzo, poi per Aiello, scambiano tra le due con Aiello che mette il pallone in rete. Aiello, anzi con Miccio che però riesce a far su il pallone, Di Lorenzo prova la conclusione con il destro, Aiello, Mastro Francesco, il pallone in mezzo, invece poi ancora Mastro Francesco che tocca per Miccio, prova la conclusione, smanacciata da Sarazzi, che davanti a sé c'era la possibilità di parlare, la palla in rete, subito la palla recuperata da Campanelli, Di Lorenzo adesso punta l'avversaria, va a colpire, ma c'è la deviazione da Carrà, Leonetti, sale Miccio, va a pressare fino a quando non tiene il pallone, poi lo dà all'indietro Campanelli, Sarazzi è salita adesso lasciando all'indietro Mastro Francesco, Aiello, Miccio in mezzo, poi il tiro, poi deve andare via Leonetti, riesce a farlo, poi molto bene il pallone messo in mezzo per Aiello, il piattone per scambiare con Di Lorenzo, adesso Miccio che strappa il pallone a Carrà, poi calcia, invece Frasca capisce che è meglio mettersi in mezzo, Mastro Francesco, Aiello, prova anche il tiro, strepitoso gol del 3-0 con Giulia Aiello in questo intervento, Maglione, lancio per Di Lorenzo, se ne va, poi da un pallone in mezzo, Mastro Francesco per il poker della Coccinella, Aiello all'indietro, Di Lorenzo, Aiello prova da una posizione impossibile con le mani, Maglione lancia lungo verso Di Lorenzo, mette giù il pallone, va via Donnini, poi si ne va verso la porta, spara, palla che arriva dalle parti di Aiello che mette in mezzo per Campanelli che calcia in un primo tentativo, un secondo e poi c'è l'autorete di Gervasi, si gira dall'indietro per Gervasi che lancia lungo però in una zona del campo dove non c'è nessuno, gli arriva il triplice fischio finale, la Coccinella batte la Virtus Ostia per 5-0.